Presidente Vendola, oggi è stato sottoscritto un accordo importante. Perché avete scelto Federlegno Arredo come partner e quali sono le vostre aspettative per il lungo medio termine? Ma noi stiamo operando su un territorio quale quello della provincia di Bari e della provincia di Matera, diciamo a cavallo di due regioni, la Puglia e la Basilicata, in cui si è costruito, diciamo, il cuore di un distretto produttivo che ha avuto anche una grande fortuna e una grande storia economica, qual è il distretto del Salotto Imbottito, segnato soprattutto dalla famosa epopea di Pasquale Natuzzi. Questo distretto è entrato gravemente in crisi. Noi abbiamo firmato con il governo un accordo per poter investire oltre 100 milioni di euro, non di assistenza pelosa, ma 100 milioni di euro di finanziamento di progetti innovativi. Vogliamo cioè che la crisi di quel distretto, analizzata nelle sue cause, nelle sue ragioni profonde, possa consentire un salto di qualità del sistema imprenditoriale, e quale migliore tutoraggio se non quello interessato di un soggetto che mette insieme tutte le organizzazioni, diciamo, che rappresentano le imprese nel settore dell'arredamento. Per noi si tratta di fare uscire anche il distretto pugliese, diciamo, dalla monocultura del Salotto Imbottito, per poter immaginare invece di allargare il recinto delle proprie esperienze produttive, appunto immaginare il distretto della casa e quindi complementi d'arredo per diversi settori di una casa, di un appartamento, significa veramente premere sul tasto dell'innovazione molto. E loro sono anche interessati, perché Federlegno Arredo è appunto un'associazione di imprenditori, di gente che ha voglia di fare business. La Puglia è interessante per loro perché la Puglia ha il miglior catalogo di incentivi alle imprese che esista oggi in Italia, ha una pubblica amministrazione che ha dimostrato tempestività e trasparenza nelle procedure amministrative, quindi, diciamo così, siamo un territorio di eccellenza per loro, lo hanno detto loro, e per noi Federlegno è veramente, diciamo, quell'accompagnatore ai processi di internazionalizzazione e di innovazione che ci aiuta a non morire di paura e a vivere con coraggio.